Elena Tognetti, dermatologa dell'ospedale di Asola. Oggi l'associazione Amici dell'ospedale di Asola ci ha consegnato questo nuovo dermatoscopio di ultima generazione. La dermatoscopia è la tecnica con cui noi dermatologi riusciamo a prendere visione di quelle che sono le caratteristiche microscopiche delle lesioni cutanee. Le caratteristiche all'avanguardia di questo dermatoscopio sono l'ampiezza del campo visivo e la luminosità, e questo ci permetterà di valutare i dettagli microscopici di tutte le lesioni cutanee ed in particolare di migliorare la precisione nella prevenzione del melanoma e nella diagnosi precoce delle neoplasie della pelle. È molto importante fare dei controlli della pelle quando si valuta qualche lesione cutanea nuova o qualche lesione che è cambiata. Esiste una regoletta molto semplice da considerare che è l'ABCDE del melanoma. Quindi quando le lesioni cutanee si presentano A asimmetriche, B con bordi regolari, C con un colore disomogeneo o molto scuro, D con una dimensione superiore ai 5 mm ed E con un'evoluzione rapida, un cambiamento rapido, è sempre bene portarle all'attenzione del dermatologo. Io però non sono qui per decantare le doti di questo strumento, ma per ringraziare tutti quelli che ci hanno consentito di fare queste donazioni in questo periodo non soltanto di emergenza, ma anche di ripresa dell'ospedale, che è sicuramente il periodo più difficile, perché dopo un periodo di evoluzione diversa dell'ospedale, quello del Covid, il ritorno ad un'attività normale è molto più difficile e questo si può fare soltanto se si hanno a disposizione degli strumenti che consentano di dare dei servizi di eccellenza e che siano servizi tipici e soltanto dell'ospedale di Asola. E c'è stato possibile proprio per l'adesione che abbiamo avuto da parte della popolazione al nostro fundraising, che ci ha consentito di avere a disposizione una cifra che non ci saremmo aspettati. Vogliamo che questo ospedale torni ad essere un ospedale importante al servizio della popolazione e che dia alla popolazione dei servizi veramente di qualità. Il dottor Stefano Sardini, che in qualità di presidente dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Asola, ci sostiene e crede nell'ospedale per quello che può fare. Con questo strumento che si chiama dermatoscopio è possibile fare una diagnosi precoce e nell'ambito dell'ospedale di Asola riusciamo a fare, dopo la diagnosi precoce, anche una precoce rimozione della lesione, evitando alle persone un percorso ad ostacoli ed eventualmente una complicanza grave, quale quella che può essere legata allo sviluppo di un melanoma.